Amici sportivi, amanti del calcio, come ogni venerdì diamo la linea alla nostra Giulia con i suoi pronostici. Well, tutto Giulia, ciao, guarda. Cari amici di Quasi Pomeriggio Norba, eccoci arrivati alla 36esima giornata di campionato e come al solito non possono mancare i pronostici pazzi di Giulia. Frosinone Inter, mal che vada vince il Frosinone. Dopo il Sassuolo tutto è possibile. 1. Napoli-Bologna. L'asinello è il simbolo del Napoli e a Bologna ci sono le torri degli asinelli. Bisogna vedere dove casca l'asino per capire chi vincerà la partita. Nell'incertezza io vado con un pareggio. X. Milan-Cagliari. Se in Sardegna spunta la luna dal monte, a Milano la luna spunta dal Duomo. Una bella luna piena, come la vittoria del Milan. 1. Lazio-Empoli. 5 cellulari nella tuta gol. Beh, in questo caso 5 gol nella porta gold. Insomma, vabbè, effettivamente 5 sono troppi. No. Genoa-Sassuolo. La vuoi la verità? Sinceramente, quando saranno passati 90 minuti, il Genoa batterà il Sassuolo 1-0. 1. Verona-Torino. La noia. Ecco, questa partita è la cumbe della noia. Giochi senza giocare, tiri senza tirare e alla fine non vince nessuno. X. Juve Salernitana, anche la più bella Juve diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Gira intorno alla porta e alla fine vincerà, solo perché la Salernitana ormai è in palla. 1. Atalanta-Roma. Roma capoccia, ma sì, una bella capocciata e la palla vola dentro la porta avversaria. 2. Lecce-Udinese. Il Lecce incontra l'Udinese. La palla sulla palla, poiché succederà? Ve lo dico io che succede. Passati 90 minuti, più recupero, vincerà il Lecce. 1. Fiorentina-Monza. Perdere l'amore quando si fa sera? No. Qui al massimo si perde la partita che si fa alla sera. Avanti Monza. 2. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Un bacione a tutti e un saluto a tutte le nostre squadre del campionato con cui noi scherziamo affettuosamente. Va di dietro, Satana! Va di dietro! Come si può mandare in onda quel video con questa signora che con le cose così che stanno i bambini nelle case? No, Presidente! Ghigliottina! No, pure la ghigliottina! Come che? No, con calma! No, un attimo! Con calma! Va dentro! Quella è Giulia! E sei una giornalista quotatissima! Che cosa è la quotata? Ma non si può fare! Non faccio questi gesti! Non devi fare gesti! Dai, quella dei problemi azzecca tutto! C'è gente che ha fatto i miliardi giocando a schermo di giù! Ho capito, ma non vuoi mettere... Sì, ma le mani con questa mano! È così! Lei è così! Sì, lei invece così. Beh, vabbè, non basta. Questa casa non è una bella. Andiamo a lavorare. Chiudere l'esperienza. Sì, andiamo a lavorare. Ci guardiamo un video dal web, che è meglio, va?